Adesso parliamo di abiti che non sono soltanto indumenti e basta, sono l'espressione di una visione del mondo e questi capi che adesso vi andremo a mostrare sono molto diversi fra loro, molto colorati, con diciamo così degli stili diversi, sono abiti che fanno parte della moda etica, vuol dire voler bene all'ambiente, sono tutti prodotti da una filiera ecosostenibile e si attinge direttamente alla materia prima dalla natura, non c'è grandissimo, se non quasi per niente, utilizzo della chimica. Lo chiedo a Pina Terenzi, che è presidente di Donne in Campo CIA, Agricoltori Italiani, benvenuta, ma innanzitutto presentiamo anche il nostro Valerio Rossi Albertini. Buongiorno. Oggi si è portato addirittura il martello, io temo. Allora, cioè dei capi che sono ecosostenibili ma anche prodotti con prodotti naturali. Sì, buongiorno innanzitutto. E sì, sono dei capi che hanno la particolarità di sposare il concetto della sostenibilità, che è un concetto molto importante, specialmente in questo ultimo periodo, no? E sono abiti che vengono realizzati da fibre naturali. Quindi da alcuni insospettabili, perché alcuni insospettabili. Questo qui era cipresso, giusto? Sì, questo viene ottenuto dalle fibre ottenute dal cipresso. E poi abbiamo tessuti, fibre ottenute dal faggio, dall'eucalipto, da tutto ciò che la natura ci regala. Valerio Rossi ci porta. Albertini è vicino a una tuta rossa ottenuta dall'eucalipto. Valerio, quella se vuoi te la prestiamo, che mi pare che la taglia tua. Qui invece abbiamo delle produzioni ottenute dalla lana di alpaca, che è una lana è una abbastanza importante, che quindi viene ottenuta, c'è un'azienda ad esempio che ha introdotto questo animale in Italia, quindi, ma non si è limitato all'allevamento, ha voluto un po' sposare quella che è tutta la concezione della circolarità dell'agricoltura, no? Perché comunque dall'allevamento, la tosatura, la filatura, fino a tessere e poi a realizzare prodotti di questo genere. Abiti in fibra di fungo, abiti in sughero e tutto la questione delle tinture è uno dei procedimenti dell'industria della moda con un maggior impatto ambientale. Ecco, una giovane stilista con un'esperienza nelle grandi firme in Italia e all'estero è entrata in cucina per colorare le sue creazioni. Vediamo questo servizio molto particolare di Desi da Dario con Lucia Pappalardo. Cipolle, carciofo, cavolo rosso e melagrana sono gli ingredienti di una ricetta speciale, la tintura dei tessuti. Da dove è arrivata l'idea di utilizzare gli scarti alimentari per tingere i tessuti? Ho deciso di recuperare le nostre tradizioni tintorie perché ad oggi lo sviluppo, insomma, del comparto moda ha creato enormi danni a livello di inquinamento. Ho deciso appunto di riprendere in mano le tinture naturali, di lavorare con gli ortaggi, la frutta, la verdura, le piante e i fiori. Vi mostro come poter realizzare appunto una tintura naturale con le cipolle. Io prendo la buccia della cipolla, facciamo bollire per circa 2 ore, quindi andiamo a lavorare con semplicemente il liquido filtrato. Lavorando con la buccia, o quindi trattando poi anche il tessuto in secondo step, ovviamente si perde l'odore di partenza. Invece nel caso del carciofo o del cavolo rosso, utilizziamo le bucce? Utilizziamo sempre le foglie del carciofo. Per quanto riguarda il cavolo rosso, si utilizza interamente l'ortaggio. È affascinante poi lavorare con gli ortaggi proprio perché ognuno rilascia una gamma di colori. In questo caso il melograno rilascia un giallo oro. Qual è il futuro della moda ecosostenibile? Assolutamente quello di lavorare con tessuti certificati e riuscire a ottenere magari pigmenti naturali così come sto facendo con i materiali di scarto. E questo è il connubio vincente. Caro mio, sì. Questo è il cavolo rosso, questa cavolo è tintura rosso, di cavolo rosso. Come si fa a tessere dalle fibre naturali? Ma, infatti, questo è un concetto che è molto legato all'economia circolare di cui abbiamo sempre parlato, cioè attingere direttamente dalla natura per le nostre esigenze. Come si fa? Facciamo un esperimento molto semplice, no? Fora sacco. Vado? Ti presti tu? Ah, vedi? Sono attaccato. Si sono attaccati qua alla mia giacca. Significa che tutti quanti i nostri abiti sono fatti di filamenti, di fibre a cui si attaccano appunto gli uncini di questi semi. E se guardiamo, riflettiamo un attimo, i soffioni ad esempio che troviamo nei campi,
Questi hanno proprio, hanno proprio la caratteristica del fiore del cotone, se osservate. Sono morbidi, sono soffici e sono fibrosi come il cotone, ma di esempi ce ne sono innumerevoli. Se prendiamo ad esempio le foglie di palma, possiamo vedere anche dal modo stesso in cui la foglia si spezza, ecco qua, facciamolo vedere alla telecamera, ecco qui, vedi? Viene giù verticalmente, significa che sono tutte quante fibre allineate, insomma siamo circondati da fibre che possiamo utilizzare ai nostri scopi. Abbiamo capito come hai passato il primo maggio. Esattamente, a raccogliere. Guardate qui, questo è un ramoscello. Se lo batto, anche qui possiamo vedere chiaramente che ne escono delle fibre. Ecco perché è possibile fare con il cipresso, con l'eucalipto, dei tessuti. Perché le fibre, eccole, che emergono spontaneamente una volta che venga trattato, che non venga processato il legno. Allora, si devono biodegradare, i tessuti devono essere biodegradabili. Guai sì, ma così... non in un attimo, è perché devono essere esposti agli agenti atmosferici. E allora, per concludere, ti voglio far vedere che in realtà questo esercizio io l'ho fatto. Questa è cellulosa, prendiamo delle fibre di cellulosa, le ripieghiamo su loro stesse, facciamo un nodo in maniera tale da bloccarle a l'equivalente di un fuso. Ed ecco che possiamo direttamente qua far vedere come si crea il filo. A torciglio, vedi le fibre si integrano una nell'altra ed ecco che dalla matassa esce fuori un filo molto resistente che può essere utilizzato agli scopi tessili. Quindi, per concludere questo spazio, guardiamoci intorno. Anche questo è un esempio di biomimetica. Se guardiamo la natura come utilizza le proprie fibre ai propri scopi, possiamo ispirarci per utilizzare in maniera alternativa per i nostri scopi, per le nostre esigenze, queste stesse fibre naturali. Valerio Rossi Albertini ci dà, diciamo così, la struttura, ma il macrosistema potrebbe veramente giovarne se noi scegliessimo tutti quanti non dei capi di, diciamo così, svelta fruizione, che magari sono ricchi anche di plastica, ma vertessimo più su queste cose qua biodegradabili. Sì, beh, un po' questo è quello che noi vogliamo comunicare, no? Il nostro concetto di sostenibilità è quello un po' poi che sposa la CIA Agricoltori Italiani con Donne in Campo, è questo, è che cerchiamo di arrivare a quello che ci chiede l'ONU nell'agenda 2030, ad una produzione sostenibile, quindi allevamenti e produzioni sostenibili per cercare di salvaguardare il pianeta anche dal nostro punto di vista. Un'ultima suggestione, qui si tratta invece di tessuti tradizionali però recuperati, cioè si fanno nuove cose, tovaglie o asciugamani da tessuti... tessuti recuperati e ottenuti sempre da fibre naturali e colori decisamente naturali. Quindi non si fa soltanto il nuovo, ma si valorizza anche l'antico riassemblandolo in fogge magari più moderne.